Grazie a te, anche oggi ci vediamo e grazie siano resi a Dio. Non abbiamo cambiato ancora la sigla, un pezzettino alla volta e ci nutriamo della parola del Signore. Queste visitine sono di grande aiuto perché ti vai a misurare con una realtà che forse non hai conosciuto prima. Perché quando comincia la fermentazione dello Spirito Santo nella nostra vita, qualcosa comincia a cambiare. Quando cominci a seguire seriamente il Signore, che cominci ad indirizzare il tuo cuore verso quella direzione perché lo Spirito Santo comincia a far presa nella tua vita, cominci a avere qualche difficoltà. E questo lo devi sapere perché Gesù preparava i discepoli prima. Ricordi, Gesù ha detto un giorno, il principe della pace, immagina il principe della pace colui che di pace ne ha da distribuire dice io sono venuto a portare guerra signore aiutaci stamattina che messaggio che messaggio non l'hai mai sentito ora lo senti perché io quando comincia questa opera eh, ti trovi il padre contro il figlio il figlio contro il padre la suocera contro la nuora perché perché sono delle forze che entrano in azione, lo Spirito Santo, il regno di Dio, i principi del regno di Dio che cominciano a prendere forza nella nostra vita, ci sono delle opposizioni che si ribellano, perché i nostri combattimenti non sono contro carne e sangue, ma contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, cosa succede? Quando questo comincia ad arrivare nella tua vita, non devi prendertela con la persona che ti si oppone, ma devi sapere che dietro ci sono delle forze straordinarie che non vogliono cedere e che cominciano a guerreggiarti. E il Signore ci deve aiutare perché cominciano dei test speciali, però. Oggi leggiamo la parola del Signore e vediamo che cosa ci dice, perché è importante che noi lo sappiamo. Gesù faceva così con i suoi discepoli, lo fa ancora, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E così via, li preparava perché poi di fronte agli urti che c'erano davanti, gli veniva in mente perché lo Spirito Santo... Ti ricorda quello che precedentemente ti ha detto, egli vi ramemorerà le cose che precedentemente vi sono state dette. E allora così si cresce. Beh, qualcuno potrebbe dire: Ma se mi devo mettere a servire il Signore per avere più difficoltà, e attenzione, tu hai una pace interiore che non. perché prima sei sotto le forze di un potente nemico che ti mantiene in ansia, in timore, a volte senti le forze dell'inferno intorno a te, le forze del male che ti attaccano, che ti fanno sentire, li senti proprio. Quando arriva però il Signore le cose cominciano a cambiare perché comincia una pace profonda. Questi test che vengono fatti hai sempre il pronto soccorso dello Spirito Santo che... Ora vediamo cosa dice la scrittura. Bene, leggiamo insieme stamattina, e la selezione la fa Dio. Se vogliamo mettere insieme che cosa stiamo dicendo. E leggiamo insieme un verso in primo Tessalonicesi, questa è la chiesa che cresce, capitolo 2, verso 13. Ascolta bene, prendi nota di quello che leggiamo, eh perché è importante che tu, una volta che sai le cose, allora acquisisci il discernimento di dire, ah, questo è quello. Eh? Voi ricordate, Pietro diceva, questo è quello che fu detto dal profeta Gioele nel giorno della Pentecoste, perché l'opposizione era tanta, una moltitudine. Dio ti dà sempre la via di uscita, perché Dio ti sostiene. Per questa ragione... Anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, e questo posso dirlo anche a te stamattina: perché molti di voi non avevano avuto la possibilità di avere in casa la parola continua della predicazione del Vangelo. Benedetto Dio, eh? gloria sia resa a Dio che è arrivata. Perché quando arriva la parola trasforma, porta un cambiamento, cominci a respirare aria nuova nella casa, cominci a sentire la presenza dello Spirito Santo che molte volte ti commuove in un modo speciale. Lacrime di gioia per la presenza dello Spirito Santo. Il Signore ci deve aiutare a comprenderle queste cose. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale, che c'è un verso ancora, opera efficacemente in voi che credete. Vedete che fermentazione, è come se ci fosse. Un lievito che comincia a lievitare e comincia ad energizzare tutta la tua vita. Guardiamo insieme, e prendo dei piccoli appunti per lasciare un, con chiarezza quello che succede. Diamo benvenuto alla parola di Dio in fede perché comincia a prendere radice nel nostro cuore. Crediamo che il Vangelo è il messaggio di Dio. E non, è, non sono ragionamenti di uomini, ragionamenti umani. Sappiamo che quando riceviamo gli insegnamenti della Bibbia, come essa è parola di Dio, ha la forza di cambiare la nostra vita e fa crescere la fede parliamo di fede di religione tutto sta cartocciamento di cose che non si capisce ma una cosa importante che tu ed io cresciamo nella fede perché quando noi abbiamo la fede viva in dio ci sentiamo tranquilli perché sappiamo che lui prende cura di noi la fede viva di, eh, di, di daniele lo faceva andare anche nella fossa dei leoni e i leoni gli facevano da cuscino. Signore aiutaci. È importante, si può passare attraverso le difficoltà, ma la fede in Dio è come dire, può succedere tutto, ma io sto tranquillo perché sento nel mio cuore che Dio non mi lascia. Non è poco, guarda, non è poco. E guardiamo cosa fa la parola di Dio. Romani 10, 17. Che bello. Non l'abbiamo scritto questo, Matteo. Va bene, mettiamocelo. Poi lo mettiamo dopo. Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. La parola di Cristo, la Bibbia, la parola di Dio. Siamo sempre lì: è sempre la stessa cosa, attiva mette in moto la fede, diventa viva la fede. È come un granel di senape che da quel, da quel granel di senape ne viene fuori una pianta e gli uccelli si ci vanno a mettere al fresco. Vedete la forza che ha la fede. Guardiamo in primo Tessalonicesi 4, 1 e 2. Ci serve la parola... E la nostra vita vuole cominciare a piacere a Dio. Primo Tessalonicesi 4, 1 e 2. Del rimanente fratelli, come avete imparato da noi, perché con le chiese che vi portiamo nelle case, imparate come, ed avete un ammaestramento pratico, di come servire Dio, di come amare Dio, di come cercare Dio. Derivanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, perché chi viene toccato dallo Spirito Santo, c'è una modifica che viene apportata perché la guida dello Spirito Santo Comincia a ricomporre la nostra vita in un modo diverso, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vi più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dato, dati, per la grazia del Signore Gesù. Che cosa trasmettiamo? Trasmettiamo degli esempi armonizzati con la parola del Signore che ti aiutano a crescere nelle scelte che devi fare con degli esempi pratici e con l'aiuto dello Spirito Santo che parla al cuore e ti trasporta nella giusta direzione. È un cammino, così viene definito, è una nuova via. Che vuol dire una nuova via? Una via che si ci cammina dentro. È uno stile di vita diverso. Sì, perché è armonizzato con la parola del Signore. Piacere a Dio. E guardiamo cosa dice San Paolo, ancora per eh, aiutarci. Capitolo 4, verso 6, dello stesso capitolo, verso 6, dice di essere fedeli, eh? Di cominciare un, un cammino diverso e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari. Cominciamo ad essere più onesti perché la nostra coscienza viene risvegliata. Quando la nostra coscienza è spenta, è morta, siamo morti e tu puoi mettere anche un peso su un morto, non, non sente niente. Quando invece è vivo, basta mettere 200 grammi, si sentono. Il Signore ci deve aiutare a comprendere perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, cioè non approfittarti, non comincia a vivere una vita diversa sapendo che tu hai il Signore che ti sostiene, il Signore che sorveglia ma ti guarda anche come ti muovi in onestà. Vendicatore in tutte queste cose, siccome anche... Vi abbiamo innanzi detto e protestato, cioè vi abbiamo detto con fermezza che cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia comincia una vita ad essere diversa. Cominciamo a metterci con una bilancia diversa e siamo contenti di farlo perché perché la nostra coscienza risvegliata ha dei valori diversi e certi valori cadono da sé. Guardiamo nel capitolo 3, il verso 3 e il verso 4. Non ci deve sorprendere se quando cominciamo a camminare con lui abbiamo difficoltà affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, perché poi comincia anche qualche difficoltà, qualche contrasto, qualcuno in famiglia, qualcuno in casa, qualche amico lo cominci a perdere, qualche duno lo cominci a guadagnare. C'è una rivoluzione quando arriva lo Spirito Santo nella tua vita, poiché voi stessi sapete... Che a questo siamo destinati perché abbiamo due combattimenti: uno dentro di noi, della vecchia natura ed il nemico, che ha un punto di forza in essa, e quelli che ci circondano. Perché, anche quando eravamo fra voi, vi predicevamo che saremmo afflitti, come è anche avvenuto, e voi lo sapete. Vedete, la vita di un credente non è sempre facile. San Paolo che lo scrive ci dice che non è stato sempre facile perché i contrasti ci sono, ma guardiamo e andiamo avanti perché il Signore ha delle risposte gloriose per chi persevera per servire meglio il Signore non ci deve sorprendere se quando cominciamo a camminare con lui abbiamo difficoltà perché guardiamo insieme secondo tessalonicesi 2 da 3 a 5 c'è l'aumento l'aumentare dell'apostasia cioè di chi esce fuori secondo tessalonicesi Marco secondo tessalonicesi 3 5 è che andiamo verso dove intorno a noi l'apostasia aumenterà finché ne verrà fuori l'Anticristo, cioè c'è lo spirito dell'Anticristo nelle persone che ci circondano, che ci ostacolano, ma la manifestazione dell'uomo del peccato, dell'Anticristo, è in preparazione. Un tipo come Hitler, per esempio, che quando è che arriva. Arriverà un personaggio di questo genere che farà distruzioni paurose verso gli ultimi tempi che non sono lontani. Il Signore ci prepara. Nessuno vi traga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, il contrario dell'apostolato di Gesù. E non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione. Vedete, come coloro che seguono il Signore si convogliano ad avere Gesù come capo, così l'esercito nemico convoglia le sue forze per manifestare l'anticristo in un personaggio che farà stragi. E se può cerca di coinvolgere. Anche, anche gli eletti, coloro che sono stati chiamati dal Signore, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto. Perciò dobbiamo stare attenti che comincia con l'idolatria, comincia con la stregoneria con l'occultismo viene avvolta l'idolatria eh, e queste distrazioni ed infezioni spiritiche che possiedono le menti umane fino al punto di porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio con un marchio. E con il microchip che verrà messo, con il numero 666, il numero della bestia, questo personaggio si farà, opererà delle cose strane, come se venissero da Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi, io vi dicevo queste cose? Perciò il Signore ci anticipa tempi come saranno e come avverranno e ci mette in guardia per verificare costantemente davanti allo specchio della parola del Signore e misurarci ognuno di noi come sta camminando, come quando in mezzo al traffico guidiamo la nostra macchina. C'è una confusione di traffico, ma cosa guardiamo noi? La punta della nostra macchina. Che non vada a sbattere da nessuna parte, così dobbiamo vigilare sul nostro cammino cristiano, mantenere quella posizione continua. C'è l'aumento dell'apostasia, sia l'avvenuto, l'avvento dell'apostasia e l'avvento dell'anticristo, l'uomo della perdizione. Torniamo dove eravamo prima. 1 Tessalonicesi 2:14 abbiamo letto 13 prima. 1 Tessalonicesi 2:14 Scriviti queste cose perché poi te le vai a leggere, ti aiutano ad avere in mente chiaro che cosa dice la scrittura e nel contesto tu assorbi il pensiero di Dio per saperti regolare mentre cammini. È come una mappa. Poiché fratelli, voi siete, guardate, in questa nuova via che tu hai cominciato a camminare, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù, nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai, dai giudei. Allora vedete, questo è universale, quelli dal sistema religioso e quell'altro dal sistema dei gentili, l'uno e l'altro hanno delle opposizioni perché come dicevo prima, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le forze spirituali della malvagità nei luoghi celesti, contro le forze dell'avversario. E il Signore ci deve aiutare a comprendere questo, perché Egli usa in un sistema o nell'altro pur di fermarti. Ma tu che cominci a fare delle esperienze di una vita diversa, che senti e ti senti attratta da questa nuova via che lo Spirito Santo ti propone e ti fa sentire che è la via che mena Dio, che porta nella giusta direzione, li devi sapere queste cose. Perché se già li vivi, non ti devi scoraggiare sapendo che si passa attraverso queste difficoltà. Eh? E mi ricordo molti anni fa, nel 35, 30, 35 c'era la persecuzione, i fratelli che stavano eh, in, in quel periodo avevano delle grosse difficoltà, non potevano radunarsi insieme, andavano nei campi la notte per pregare, per cantare, per lodare Dio e venivano arrestati. E mi ricordo che c'era un gruppo di fratelli che mentre venivano arrestati cantavano, fratelli avanti col salvatore di una sol mente, di un solo cuore, pieni di fede, pieni d'amore. E poi un, arrivava ad un verso che diceva, per questa strada si giunge al cielo. I poliziotti dicevano, questa strada non porta al cielo, al cielo porta alle carceri di Regina Celi, ma essi rispondevano la via del cielo passa anche per le carceri di Regina Celi. Ci sono delle difficoltà, ma il Signore è grande e ci prepara. Ora che cominci a camminare con Dio, vedi che ci sono delle opposizioni. Guardiamo nel verso 15 che cosa dice che bella preparazione fa il Signore, i quali hanno ucciso e il Signor Gesù e i profeti. Guardate dove si arriva, quelli che erano di Dio nel popolo giudeo, i profeti li hanno fatti diventare grandi dopo che li hanno uccisi, ma mentre parlavano venivano maltrattati. Hanno cacciato noi. E non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini. Non è che vanno d'accordo con altri, sono strumenti nelle mani di Satana. Sono diabolici, per così dire. Hanno uno spirito contrario che si oppone. Diciamo, sono le forze delle tenebre che usano queste persone. Guardiamo di quelli che si oppongono senza ragione, né seguono e né fanno seguire. Non è che loro hanno fatto una scelta: sai, io vado in questa comunità, io vado in questa chiesa, io servo il Signore così, tu servi come vuoi. Quel ragionamento che verrebbe fatto almeno nel 2017, perché siamo un popolo civile. No. Loro non fanno nessuna scelta, loro restano impavidi e morti, loro restano nella loro posizione senza fare una scelta, ma ostacolano la scelta che fai tu. Ce la mettono tutta per metterti sempre un ostacolo e cercano tutti i capricci che possono per ostacolarti, ma Dio ne terrà racconto di questo, ti racconto di questi. Vietando, guardiamo al verso 16, vietando di poter seguire Gesù, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Vedete, non seguivano. Questa è la figura che tu vivi. Se non la vivi, la vivrai. I religiosi non seguono come dice la parola del Signore. Non vogliono sentire e non vogliono che tu ne parli agli altri o condividi le esperienze che fai. Ma cosa stanno facendo quelli e quelli presenti? Perché la storia si ripete e Gesù ce lo avvisa e si vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati. Perché non è che chi ti contrasta vive una vita meglio e ha qualcosa da poterti dimostrare. O la scelta che ha fatto, no, vive nella corruzione, vive lontano, cioè non è che si sta nutrendo di un'altra cosa, vuole opporsi a te e basta. C'è stato due anni fa una testimonianza bellissima. Un signore mi ha chiamato la mattina e mi ha detto: Ma la volete finire di seminare queste scemenze attraverso questa televisione? Perché è una storia che. Ho detto scusa, ma chi ti autorizza a dire questo a te? Ma da dove vieni? In che mondo vivi? Questa è una chiamata di Dio proprio così. Questa è una chiamata di Dio che ho ricevuto. E non vedi che cosa c'è nel mondo e di che cosa parla questa televisione? Se tu sei ignaro di tutto questo, mi chiami per dirmi che non devo più parlare. Ma chi sei tu? E chi ti dice di mantenerla accesa, tu hai il telecomando, spegnila se non ti va bene. Guarda cosa mi ha risposto, mi ha detto io la spegnerei volentieri, ma c'è mia figlia e mia moglie che la tengono accesa 24 ore al giorno e io non la digerisco proprio. Vedete, non aveva fatto una scelta, ma la cosa gli dava fastidio e il Signore che parlava alla sua moglie e alla sua figlia dava fastidio a lui vedete che cosa si che evoluzione c'è dentro benedetto sia il Signore questa è la garanzia delle cose che fa Dio e che in realtà rispecchiate in quello che è il contesto della sua parola è una cosa già assodata e se non l'avevi pensata fino a questo momento lo Spirito Santo questo giorno ha pensato proprio a te per dire, voglio far sapere che questo è un cammino che si cammina così, si cammina così, ma così si cresce, perché non sono i contrasti che non fanno crescere la Chiesa, è l'apatia, è la diffidenza, è l'indifferenza, perché dove le Chiese sono perseguitate, ti voglio far sapere, che sono quelle che sono più zelanti, più forti. Quelli che hanno meno possibilità pure di avere la Bibbia, quando si convertono, anche la vita sanno dare per il Signore. E molti la danno, perché è il potere divino che entra nel cuore di una persona. Vietano di poter seguire Gesù. Questo è l'esempio che ti aiuta a comprendere che quando lo Spirito Santo comincia ad operare nel tuo cuore, il nemico usa quelli che sono sul tuo cammino, non ti scoraggiare. Guardiamo che cosa dice in Giovanni capitolo 16, verso 33. Lo dice Gesù. La parola di Dio è tanto bella e tanto chiara. Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose. Affinché abbiate pace in me, vedete la pace, però che porta lo Spirito Santo nel tuo cuore, ti fa vedere gli occhi pacati. Il tuo essere che resta fermo, solido nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo: io ho vinto il mondo. Tribolazione questa mattina mi sono guardato che vuol dire avrete pressioni oppressioni stress avversità afflizioni abbiamo già detto spremuti sarete stretti il significato di questa parola è come quando si macinano le olive le stanno schiacciate come quando si macina l'uva passala Signore ci deve aiutare. Però è importante saperlo, è importante saperlo perché queste, questa espressione avrete tribolazione che nella nostra immaginazione possiamo sentire che cosa è macinare le olive, macinare che vengono tritate. Però se non vengono macinate, se non viene macinata l'uva, il vino non ne viene fuori. E che servirebbe l'uva senza, senza farne venire fuori il vino? Le olive se restano, ammuffiscono, finiscono lì se non vengono così tritate, ma quando vengono tribolate per così dire, ne viene fuori l'olio, ne viene fuori il buono che c'è dentro. Il Signore tirerà fuori il buono che è in ognuno di noi per essere un profumo nella sua presenza. La gioia del vino di divino, il divino che entra nell'umano, il divino che ti trasporta, l'olio dell'unzione ti scende addosso quando c'è qualche tribolazione, quando invece chi ha la tribolazione che non conosce il Signore finisce, finisce. Finisce. le difficoltà non, 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 non c'è nessuno che gli viene in aiuto quando si trova in tribolazione il nemico finisce di rovinarlo mentalmente e spiritualmente lo porta alla distruzione perché quello vuole il nemico guardiamo che cosa dice in primo Giovanni capitolo 4 verso 4 Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Verso 5. Costoro sono nel mondo, perciò parlano come chi è del mondo, cioè del sistema mondano. E il mondo li ascolta guarda il verso 6 noi siamo da dio chi conosce il dio ci ascolta chi non è da dio non ci ascolta da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore vedete comincia il discernimento, la selezione nella nostra vita che prima di incontrare il Signore non abbiamo, perché viviamo allo stato brado, allo stato selvaggio. Quando lo Spirito di Dio comincia l'opera, comincia a darci quel discernimento di distinguere, perché si attiva la nostra coscienza, viene risvegliata e comincia a distinguere. È come se noi stiamo con gli occhi chiusi. Non vediamo la differenza che passa se è scuro o se c'è la luce. A volte vediamo la luce con gli occhi chiusi, ma non riusciamo a distinguere. A volte la nostra coscienza ragionevolmente avverte come dove c'è la luce e dove c'è scuro, ma come in una ombra che non riesce a distinguere. Mentre quando arriva la luce di Dio. E la nostra coscienza è stata risvegliata, distinguiamo questo viene da Dio, questo non è da Dio. E comincia nella nostra testa, in quella stanzetta dove acquisiamo il discernimento, dove ci consultiamo nel nostro consultorio per dire: questo viene da Dio, questo non è. E lì cominciamo a sentire la voce dello Spirito Santo che diventa sempre più chiara e noi man mano ci spostiamo verso le direttive che vengono dal Signore attraverso la sua parola alimentata dall'energia dello Spirito Santo e man mano cresciamo verso la giusta direzione, imbocchiamo la strada che ci porta al cielo e allora cominciamo a riconoscere a sapere che siamo stati chiamati e vogliamo fare la volontà del Signore e allora comincia questa vita nuova che il Signore ha preparato e che ci porta a destinazione e Gesù dice io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, cioè abbiamo la garanzia della sua assistenza sempre 24 ore al giorno perché egli non va mai in ferie. Vogliamo ringraziarlo perché oggi il Signore ti ha dato una porzione che ti serviva, ti serviva oggi ma ti servirà anche domani perché man mano vedrai che Avendo questa conoscenza tu perseveri di più, mi ricordo è, è un poco come quelli che si allenano per fare sport. Mi ricordo, avevo un amico che faceva karate, e per esercitarsi per addrizzare le mani, batteva vicino a delle canne. Qui gli usciva il sangue. Gli veniva la febbre, ma lui voleva prendere la cintura nera e non si curava di quello che stava facendo. Si impegnava, c'era nel vicinato dove, dove eh, dovevano spaccare la legna, lui diceva te la vengo a spaccare io, non mi devi pagare perché io devo fare esercizi perché voleva prendere la cintura nera noi non vogliamo prendere la cintura nera noi vogliamo prendere la corona della vita che Gesù ci vuole dare perché ci ha dato la caparra siamo suoi ha messo il marchio su di noi attraverso l'effusione dello Spirito Santo è solo la caparra ma sappiamo che siamo suoi come quando è che veniva venduto un animale nella fiera 100.000 lire valeva, ci dava mille lire, marchiava l'animale con il suo marchio e era suo. Poi, quando passava, dava le altre 99.000 lire. Però non lo potevamo vendere più. Signore, aiutaci. Noi siamo del Signore. Lo deve sapere tutto il mondo. Lo deve sapere il nostro nemico comune. E lo devono sapere quelli che sono insieme con noi perché servire il Signore è un onore e Gesù dice di non vergognarci, di appartenere a Lui, perché chi si vergogna di me, io mi vergognerò davanti a, di Lui, davanti al Padre mio. Quando andiamo al Signore, se il Signore si vergogna di parlare di noi per darci quello che Gli chiediamo, cosa riceviamo? Niente. Perciò noi apparteniamo a Lui, lo dichiariamo. E lo vogliamo servire perché gli ha cambiato e continua a cambiare la nostra vita. Vogliamo pregare il Signore insieme. Dai, preghiamo il Signore, che ha iniziato una bell'opera anche nella tua vita e ti vuole portare a destinazione. Ti prende per la mano. Signore, ti ringraziamo per la tua parola che ci prepara a nuovi eventi, ma che man mano che cresciamo diventiamo più forti in te perché la tua parola ci prepara e noi ti ringraziamo. Grazie Signore per questa tua parola. Benedici ognuno che insieme abbiamo potuto condividere. Benedici la casa di quelli che hanno accolto la tua parola nel nome di Gesù Cristo. Continua a restare con noi in questo giorno. Te lo chiediamo insieme ed insieme ti ringraziamo per Gesù Cristo. Amen. Amen, di Amen, sì Signore sia così che la tua benedizione si posi su di me nella mia casa e io ti voglio seguire, ti voglio servire, ti voglio ricordare che puoi ancora ordinare i calendari, il Nuovo Testamento, il Libro dei cantici, l'Evangelo di Giovanni, due CD, ti mandiamo tutto gratuito perché vogliamo che tu... Faccia delle esperienze gloriose con il Signore. Il Signore è Lui che ti guiderà fino alla fine. E Dio piacendo ci vediamo stasera dalle sette e mezza alle otto e mezza per la preghiera. Poi se ci prolunghiamo non ti preoccupare. Noi vogliamo essere precisi quando iniziamo ma quando finiamo lasciamo fare a Dio e dopo abbiamo un piccolo studio che facciamo insieme su cose che ci guiderà lo Spirito Santo perché ci va a dare proprio quelle cose che sa che abbiamo bisogno e lui ci guida bene pace Dio ti benedica a questa sera continua a pregare per noi sostienici con la preghiera perché noi preghiamo per te Preghiamo perché il Signore operi nella tua vita. Di più, ancora metti insieme quelle cose che tu vuoi presentare al Signore e stasera dalle sette e mezza alle otto e mezza preghiamo insieme, li porti direttamente davanti al Signore e noi ti sosteniamo. Se tu non ce la fai, che può essere come quel paralitico che non ce la faceva, noi ci saremo sicuramente quattro persone. Che faremo esattamente come fecero che cercarono la strada, come portarlo davanti al Signore per farlo tornare a casa guarito. Abbiamo tanti fratelli e sorelle che pregano insieme insistentemente perché il Signore ti risponda e dia la vittoria a te che desideri camminare con il Signore. Pace. Dio ti benedica.